Festa del Beato Domenico Lentini a Lauria, sicuramente una giornata da ricordare per tanti momenti di grazia e di gioia. La chiusura della Porta Santa, la presenza dei vescovi e dei sacerdoti di Basilicata e non solo, le autorità civili e militari, il popolo di Dio e la presenza di Sua Eminenza il Cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato di Sua Santità Papa Francesco. A chiudere poi una festa che possiamo sicuramente definire storica, il gruppo musicale internazionale Gen Rosso, che ha incantato il pubblico lauriota nel bellissimo santuario diocesano al Beato Domenico Lentini dedicato. E beh, la preparazione è stata di per sé impegnativa, ma anche piena di gioia, no? Come dice Leopardi, nell'attesa c'è tanta gioia, pensiamo al sabato del villaggio. Per noi è una gioia grande la festa del Beato, ma la gioia più grande è che questa festa venga impreziosita dalla presenza del segretario di Stato. E io sono emozionatissimo, chi me lo avrebbe mai detto che nella mia vita ministeriale avrei dovuto accogliere il segretario di Stato di Sua Santità. Come si svolgerà questa giornata? E il programma è saltato per via del maltempo, della pioggia, quindi accoglieremo il cardinale qui nella chiesa, farà la riverenza al Santissimo, poi al Beato Domenico e inizierà poi la liturgia di chiusura della Porta Santa e la messa segue come al solito. La processione, ammesso che il tempo sia clemente, si farà? Ma sicuramente sì, almeno la processione spero di riuscirla a fare e noi siamo pronti per uscire con la processione. Siamo pronti per vivere anche il momento di festa di questa sera con il Gen Rosso. Vediamo il tempo come va. Don Michelangelo, grazie ancora, buona festa. Grazie a lei e auguri a tutti i laurioti e i devoti del Beato Domenico. È stato un anno importante questo dell'anno dedicato al Beato Lentini, che evoca una figura straordinaria di fede per tutta la nostra regione e credo per tutta la Chiesa. E naturalmente siamo qui da cristiani, innanzitutto porto la rappresentanza del Presidente Bardi alla Giunta regionale anche per portare nostro saluto al Cardinale Parolin che insieme al Vescovo Orofino celebrerà questa importante funzione. Certo, non potevamo non mancare, era un obbligo per noi dare ai bambini un esempio di rispetto, educazione e rispetto anche per la Chiesa e per il nostro santo a breve, che si spera diventerà santo. Senti, ma quando poi ecco, vi allenate, giocate, a questi ragazzi ecco, imparate anche l'educazione magari religiosa? Certo. Succede? Certo, noi siamo in stretto contatto con tutti e due i preti, sia con Don Michelangelo che con Don Luigi, con i quali abbiamo concordato proprio gli orari degli allenamenti, il catechismo, così si è potuto organizzare per fare il catechismo, quindi abbiamo gestito così la situazione, proprio per dare ai ragazzi la possibilità di avvicinarsi ancora di più alla Chiesa. Intanto perché questo è il giorno dedicato al Beato Domenico Lentini, che è il nostro patrono, ma è anche soprattutto l'autorità morale che portiamo nel nostro cuore, non solo noi di Lauria. E poi perché la presenza di Parolin è una presenza storica, che rimarrà nella storia di questa comunità, perché Parolin è segretario di Stato del Vaticano, ed è una personalità grande, immensa, e la sua presenza non è una presenza qualsiasi, è una presenza che sarà scolpita in modo indelebile nella storia del nostro paese e della nostra area territoriale. Chiederà a Sua Eminenza, ecco, quando il nostro santo potrà essere agli onori degli altari? No, non lo chiederò perché sarebbe non corretto da parte mia. Queste cose non si chiedono, per queste cose si prega. Buongiorno, buongiorno a tutti. Sì, è davvero, ecco, è un prete, quindi evidentemente era una persona particolare, però credo che il suo modo di diventare santo può essere di esempio a tutti, perché ha fatto le cose comuni in maniera straordinaria, sarà un po' anche il pensiero che voglio sviluppare durante l'omelia. Quindi possiamo tutti diventare santi in questo modo, vivendo il nostro quotidiano però con un'intensità spirituale
ecco, che, dalla quale traspare la santità. Al Papa dirò quello che ho visto, di solito appunto gli racconto un po' l'esperienza, ed è sempre un'esperienza molto intensa e molto coinvolgente, perché c'è sempre tanta gente, ecco, e è un'esperienza di grande fede. Dirò questo al Papa. E so che appunto il Beato, leggendo un po' la storia, no, ha intervenuto molto dopo la famosa strage, ecco. Allora dobbiamo capire che è un invito oggi ad essere costruttori di pace nel nostro mondo. Ecco, il mondo oggi soffre di tante guerre, di tanti conflitti, di tante tensioni, ma dobbiamo ognuno di noi, ecco, portare il nostro piccolo apporto perché possa crearsi un'atmosfera di pace e di concordia. Adesso celebreremo la Santa Messa e lì farò appunto l'omelia, ma credo che non c'è bisogno, perché mi hanno detto che il popolo di Leuria è devotissimo del Beato Domenico Lentini, ma dirò che i santi sono i nostri modelli di vita, ecco, e che dobbiamo guardare a loro e diventare un po' più simili a loro, ecco, per essere discepoli del Signore. Eminenza, benvenuto. Grazie. È una giornata importante, proprio per la presenza del Cardinale Parolin, che rappresenta un po' il Papa stesso, perché lui è il collaboratore numero uno del Papa, e la presenza del Cardinale è la presenza del Papa in mezzo a noi. Allora oggi una giornata di alta spiritualità, ma anche una giornata di intensa ecclesialità. Questo ci dice anche che è possibile guardare ai santi solo vivendo e stando nel tessuto concreto della Chiesa. I santi ci sono solo nella Chiesa, i santi, altrimenti ci sono gli eroi, i santi invece no. Come diceva il Cardinale oggi, i santi sono coloro i quali vivono il quotidiano in modo eroico, così come ha fatto il Lentini. Il Lentini ha saputo amare tutti a partire dall'amore per Cristo, ha saputo veramente, veramente seguire Cristo, portando a Cristo tutti coloro i quali in vario modo e a vario titolo avevano rapporto con Lui. E poi un popolo, il nostro popolo, ecco, il suo popolo, il popolo del Beato Lentini, che stamattina non è mancato. Ma certo, i devoti del Beato Domenico Lentini sono veramente tanti e provengono da tutte le parti della Basilicata e non solo, tantissime dalla Campania e dalla Calabria. Ecco, la santità, dicevo prima, è per il mondo, la santità è contagiosa, la santità è una proposta per tutti, la santità affascina tutti, la santità non fa male a nessuno. Ecco perché di fronte alla testimonianza dei santi veramente il cuore si dilata, ma non solo il cuore, anche i rapporti si dilatano. Allora tutto diventa più bello, tutto diventa più facile, ma tutto diventa anche più attraente, tutto diventa più attraente. Ecco, vedere un popolo così, tutti noi insieme, noi vescovi, i sacerdoti, le varie autorità, vedere tutto questo popolo insieme a pregare è veramente uno spettacolo. Ed è lo spettacolo della fede. Solo questo spettacolo è capace di commuovere il mondo, ma anche di cambiare la società. Altrimenti c'è la recriminazione. O la santità o la recriminazione. Noi siamo per la santità. Eccellenza, grazie infinite. Grazie a lei, grazie a te per il bel servizio. Che gioia davvero grande rivedere e soprattutto risentire un gruppo internazionale, il Gen Rosso, che questa sera animeranno un concerto meraviglioso nella città di Leuria proprio per la festa del Beato Domenico Lentini. Sono con il maestro Emanuele. Emanuele, presentami per favore questi grandi amici e soprattutto musicisti. Ma guarda, questa sera siamo in concerto qui e siamo veramente felicissimi della nostra formazione. La band è formata da 13 elementi. Qui abbiamo Jean-Paul dal Congo, Dennis Nang dalle Filippine, Igor Saunier dal Brasile e poi tanti altri, no? Musicisti, tecnici, cantanti. Vi proponiamo un concerto che raccoglie alcune canzoni del Gen Rosso, alcune della storia, alcune più moderne. Ecco, sarà un bel viaggio, un bel percorso insieme. Senti, stasera siete qui a Leuria, ma il Gen Rosso
oramai sono oltre 50 anni, insomma, che muove le file della musica in tutto il mondo. Ecco, prima di Lauria dove siete stati e dopo di Lauria cosa succederà? Ma prima di Lauria abbiamo chiuso l'anno scorso a dicembre con una tournée italiana, siamo stati in diverse città d'Italia, un po' dal nord, al sud, al centro, sempre in movimento, e nelle prossime settimane stiamo per andare anche all'estero. Faremo Camerun, faremo Madagascar, Argentina, probabilmente il Brasile, quindi un po' in Italia e un po' fuori dall'Italia, perché il Geroso è un gruppo internazionale, no? Per cui portiamo l'ideale di Chiara Lubich in giro per il mondo attraverso la nostra musica e le nostre canzoni. Hai detto il tuo nome? Il mio nome è Dennis, io sono filippino. Cosa fai nel Geroso? Adesso faccio il cantante. Qual è la canzone più bella che secondo te, ecco, la gente apprezzerà questa sera? Beh, ci sono tante canzoni che ha toccato tante vite, tante anime, no? Lungo questi anni praticamente noi canteremo Cosa resta di me, una cosa del genere, no? E poi sempre quelle canzoni che sono molto conosciute come Resta qui con noi, Un'altra umanità, ecco, che tuttora dà un messaggio molto molto presente nella società e anche con tutte le cose che succede in questo nostro tempo, no? Il messaggio è sempre attuale, ecco, e tante altre canzoni che se ve li diciamo, guarda, noi rovineremo la sorpresa, perciò vi invitiamo a venire stasera anche così. Perfetto, e allora ascoltiamo ancora un altro musicista, o meglio, cosa fai nel Geroso? Adesso canto. Sì. E qual è la canzone che canti? Ci sono tante canzoni, ma la canzone che mi piace di più è Nascerà, non so come si. Una canzone che mi piace, ma c'è un repertorio che tocca tante vite, tante esperienze e è così. Da quanto tempo sei nel Geroso? Adesso farò un anno e 3 mesi in Italia e 5 mesi sul palco con Geroso. Molto bene, allora davvero non ci resta che ringraziare questi amici innanzitutto e soprattutto grandissimi musicisti che portano la parola di Dio in tutto il mondo. Grazie ancora a tutti. Grazie. E buona musica. Grazie a voi.